Io credo che non voglio più commentare la questione del mio libro sull'Italia, lasciamo quello perché volevo solo dire questo del mio paese. Oggi è l'11 settembre e io ricordo nell'11 settembre del 2001 quando uscivo a Fiumicino da un aereo da British, arrivando a Roma da Londra, e chi stampa i passaporti ha detto: signor Friedman, il suo paese è sotto attacco. E ricordo quelle 10 ore in cui il mio padre, che doveva fare un discorso, bene. Quella mattina alle 9 di mattina, era 200 metri lontano dal World Trade Center, entrando per fare un discorso sull'Olocausto, e fortunatamente i poliziotti hanno detto corri via, ma non c'era telefonia. Quindi per me è stato molto personale. Tra l'altro papà di Alan stava andando in alle Twin Tower perché aveva una riunione, se non mi ricordo male, di ricordi dei rifugiati dell'Olocausto dell'Olocausto di Hitler, sì, pensate sì. Che coincidenza incredibile, e che oggi siamo davanti a un Donald Trump che ha licenziato John Bolton, il suo consigliere per la sicurezza nazionale, perché Bolton, che fra l'altro non mi piace, uomo di destra estrema, falco, pazzo, ma che lui sembrava il più ragionevole della Casa Bianca, perché ha detto a Trump: non fa una bella immagine invitare i terroristi che hanno appoggiato Osama Bin Laden nel 2001 dal Taliban di Afghanistan alla Casa Bianca e a Camp David nel giorno di 11 settembre. Per questo Trump l'ha licenziato. Quindi siamo a Washington alla pazzia. Aspettiamo ancora nostro Papit Beach in America, perché ci vuole un cambiamento anche in America come in Italia. Allora, questa non è l'Italia di Alan Friedman, ve lo ricordo, questo libro che è appena uscito, è già in testa alle classifiche, ma insomma ne parleremo prossimamente. Grazie Alan. Grazie a voi.